Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, io da sempre dico che le persone non cambiano, non cambieranno mai. Se sei nato tondo, non morirai quadrato. E viceversa, ok? Diciamo che con il tempo le persone imparano. Imparano come funzionano certe cose, ok? Imparano, diciamo, le regole del gioco, tra virgolette. Prendiamo l'amore. L'amore, l'amare, l'amarsi. Io ho sempre pensato che l'amore sia un fatto di incoscienza, ok? E che l'amore c'entri con il buttarsi. E molti la pensano così. Molte persone che è come se aspettassero qualcuno che gli dia la mano e che gli dica: dai, saltiamo, andiamo a vedere cosa c'è oltre. E quello che sarà, sarà. Intanto buttiamoci. Però con il tempo ho capito che magari non funziona proprio così l'amore, ok? E magari sarebbe anche bello trovare una persona che ti dà la mano, sì, ma che non ti dice buttiamoci, ma che ti dice guarda che bella strada che c'è davanti a noi, guarda che bella strada che ti offro. Possiamo incamminarci e dopo magari la costruiamo assieme. Perché magari l'amore ha anche bisogno di basi. Di basi solide, non di gente che salta. Ok, capo, magari qualcuno salta più alto, qualcuno salta più basso. Capo, quando sei in caduta è difficile vedere le cose in maniera obiettiva, ok? Però se stai camminando su una strada, su delle basi solide, le cose sono un po' differenti. Magari cammini, passeggi, cominci a correre, una corsa leggera, ok? Quindi penso alla fine che, anzi, ti viene da pensare che l'amore sia appunto questa cosa qua, trovare qualcuno che ti dà la mano, sì, ok, la prima parte ci siamo, ma che ti mostra una strada da poter fare assieme, non che ti chieda un salto nel buio, un atto di fede. Cioè, mica è questione religiosa qua, hai capito? Dopo c'è il fatto che, ripeto, che uno, come ho detto all'inizio, le persone non cambiano, se nasci tondo non muori quadrato e viceversa. Quindi magari con il tempo capisci anche le regole, capisci che dovrebbe essere così, però dopo continui a fare con la testa tua. Sai che una cosa è sbagliata, ma continui a farla. Quindi teoricamente funziona così. In pratica, quelli come me faranno sempre comunque salti nel buio. Ok? E buonanotte.